Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Fra due giorni arriva la conferenza stampa ufficiale di Thiago Motta, nuovo allenatore della Juventus, che darà il suo contributo e la sua volontà di guidare questa squadra che dopo 3 anni, 4 anni, 5 anni, fate voi, con Allegri non ha combinato niente, per non dire un'altra cosa, perché non voglio allargarmi più di tanto, non voglio allargarmi più di tanto. E dunque, visto che negli anni passati, che non sono poi tanto lontani, dopo l'esonero di Allegri, adesso con la grande svolta di Thiago Motta e le sue la sua rivoluzione di mercato con la Juventus e la dirigenza insieme a Giuntoli, che adesso senza Allegri Giuntoli può fare quel che vuole. Dunque siamo qui ad aspettare, ad attendere con trepidazione la giusta, speriamo, voglia di ricominciare a tifare Juventus. Con l'attesa di Thiago Motta che farà la sua conferenza stampa, speriamo ovviamente molto tranquilla, vedremo cosa diranno i giornalisti e le loro ipotetiche domande e le rispettive risposte da parte di Thiago Motta. Bene, e questa cosa qui non ho mai scritto, non l'ho letta da nessuna parte. Buono, perfetto, che dopo pensate che ho un copione. No. E dunque, ragazzi, mi dimentico sempre di dire all'inizio, o lo dico alla fine, o lo dico nel mezzo. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace, ma soprattutto condividete. Nell'intermezzo del video, ecco, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, ma soprattutto condividete, ok? E che dire ragazzi, niente, non ci sono tante notizie di mercato, siamo qui nella ripartenza di ricucire le ferite e le gioie di noi tifosi che aspettiamo con palpitazione la prima partita di Thiago Motta, ma basta anche gli allenamenti. Bastano anche gli allenamenti per vedere una Juve diversa, una Juve che dà voglia, una Juve che ha voglia di ricrearsi, di crearsi un'identità che ormai è stata perduta con Allegri. E dopo ragazzi vedremo nel susseguirsi degli eventi. Bene, perfetto, vediamo nel susseguirsi degli eventi, attendiamo e diciamo il mercato di
riparazione, a parte che il mercato di riparazione c'è a gennaio, però noi aspettiamo un qualcosa di concreto da parte di Thiago Motta, che è troppo presto per dire lasciamolo lavorare, e quello è molto probabile di attendere questa richiesta di lasciarlo lavorare. Però io sono abbastanza fiducioso perché è un allenatore serio, sa bene quello che vuole, ha molta esperienza nel campo europeo, specialmente in Champions, sa come gestire il gruppo, sa come gestire l'umorismo e la voglia di mettersi in gioco. Vale, proprio parole che non ho neanche trasporter, quello che leggi intanto, sì, quello che leggi e intanto guardi, cioè, va bene, leggio, va bene, forte, neanche quello, bene, tanto che i video mi vengono naturali, tanto chi mi può vedere, o chi mi può sentire, anzi, vabbè, io faccio la mia opinione, ragazzi, dopo chi piace non piace, ma quello è un altro discorso. Ripeto, non sono competente di calciomercato, di parlare di Juve, ragazzi, vabbè, comunque, bene, speriamo in una stagione positiva da parte di noi tifosi e la voglia di ricominciare a tifare Juventus, perché questo è l'importante, avere uno spirito diverso. A parte che adesso abbiamo un altro allenatore che speriamo che vada fuori dagli schemi, che dà fantasia di gioco e che gioca in offensiva, in difensiva, che non vedremo, speriamo, tanti passaggi indietro al portiere, perché quella è una cosa fastidiosa, almeno che non sei talmente in pericolo di che non sai neanche dove passare la palla. Però speriamo che il centrocampo giri con le verticalizzazioni, con le fasce e tutto un assieme, è tutto un meccanismo, deve nascere un meccanismo, non dico automatico, però che dà spinta almeno in avanti, che la Juve ha voglia di darsi una spinta in più. Di dietro, ma speriamo in avanti. E poi pensate, non pensate a qualcos'altro. Va bene, per il resto, ragazzi, niente, a posto. Io spero di una buona annata, di un buon campionato. Non facciamoci la testa nelle prime partite, mi raccomando. Guardiamo con attenzione, con precisione, in modo tattico e tecnico. Mi sono un po' impallato,
quello è bello della diretta, in modo tattico e tecnico, di vedere come gestirà Thiago Motta con questa squadra che ha bisogno di rinascere e di convincersi che alla Juve ha bisogno di crederci. Bene, a posto, va bene, ok, a posto. Ciao ragazzi, e mi raccomando, condividete, mettete mi piace. Bene, va bene, ciao ragazzi, a posto, non siamo tanto a posto, ma insomma, a posto, ciao ragazzi, a posto, ciao ragazzi.